Ecco, l'anacronismo sul ragionamento aziendale è quello che l'azienda ci dice che investe nel sito produttivo di Cerreto. Quindi uno si aspetta che quando un'azienda investe, in qualche modo genera maggiore occupazione o comunque lo faccia per poter aumentare l'occupazione. In questo caso invece gli investimenti sono dall'altra parte, diciamo, ecco, negati dal fatto che comunque l'azienda vuole licenziare 55 persone. C'è una cosa che non quadra, insomma.